per i giovani, per i giovani, Marco Giulio Giordana. Perché mi sembra un bel esempio, dai Marco. Poi abbiamo Cristiana Capotondi. Vado in un ordine, come le Cristiane sono due, Cristiana Mainardi, che è autrice del soggetto della sceneggiatura. Scusa, posso continuare con le donne? Samantha Antonicola dai cinema. Ma soprattutto c'è Michela Cesconi, che ha un ruolo, come dire, di quelli molto speciali in questo film, se si può dire. Stefano Scandaletti. Beh, insomma, il rappresentante dei maschi, devo dire che hanno portato quello buono oggi. E naturalmente Leonello Cerri, che ho lasciato per ultimo, che deve essere stato buonissimo per mettere insieme tutto questo, un po' sovrastato dalle donne forse, o no? Nel modo giusto. Allora, poi vi presento anche qualcuno che è in sala con noi, ma allora intanto... Antonio Rinolfi, che è qui in prima fila, per l'idea, e poi Antonio, anche perché poi dovrai rispondere a fatidiche domande sulla distribuzione, no? E poi per dire che Donne in rete contro la violenza, devo dire che c'è una signora molto importante, che io non mi hanno presentato prima, ma eccola là, allora se ti alzi, grazie. E poi magari c'è un comunicato che dice tutto, ma se volete anche qualche risposta su dire, c'è lei, perfetto. Allora, rompo il ghiaccio io, un film pieno di collaborazioni anche tecniche importanti, ma che certamente oltre il titolo dice già tutto per la scelta di campo che fa. E se mi permettete darei la parola subito a Marco Tullio Giordana, perché è un regista... secondo me da sempre molto attento anche al racconto non solo della società, come si dice, ma anche delle figure femminili che ha raccontato nei suoi film, quindi questa volta con un focus più forte e su un tema non dico difficile, ma che forse in questa maniera andava raccontato, anche se, come dire, una storia ne vale milioni forse, ed è una storia tra virgolette purtroppo normale. Quindi da questa normalità che nasce dalla cronaca esce un racconto che è insieme un racconto di psicologie anche personali, ma diventa tante cose in un film, denuncia e anche se volete una parte processuale che ci appassiona tante volte anche nel cinema degli altri e che Marco Tullio ha saputo raccontare anche diciamo in Italia con un taglio che ci ha raccontato anche, come dire, la parte proprio del processo, quasi come in un legal thriller. Allora, ho detto troppo, adesso parlate voi. Adesso da dove è cominciata la storia? No, intanto la storia è cominciata perché un paio d'anni fa Leonello e Cristiana Mainardi, che aveva scritto la sceneggiatura del film, l'hanno proposta. Era una sceneggiatura molto bella, perché intanto dovete immaginare che 2-3 anni fa, quando addirittura Cristiana ha cominciato a scriverlo, non è che il problema non esistesse, perché sappiamo che esiste da alcuni milioni di anni, però non era così sugli scudi come oggi. E quindi a me è piaciuta molto la sceneggiatura perché aveva questo pregio di non affrontare questo tema dal punto di vista della denuncia militante, se mi capite. Il film veemente, la buona causa che rompe le scatole a tutti, diciamo la verità, ma di indagare un personaggio femminile coraggioso, temerario e soprattutto quello che succede intorno a lei, alle altre donne, non soltanto quelle che sono state anche loro oggetto delle attenzioni fastidiose del personaggio interpretato da Binasco, ma si sente poco, ma forse devo parlare, sono io forse. Sei tu, vai. Vabbè, ma... io ho la voce un po' più forte, nonostante... Io ho una vocettina femminile, appunto. Dico subito che io di maschile ho il minimo indispensabile. E soprattutto perché tutti i personaggi femminili del film
non erano giudicati, erano raccontati anche nella loro fragilità e anche nei danni collaterali, per esempio la figura della figlia di Torri e della moglie, che per quanto sono accennate nel film sono anche loro vittime dei comportamenti del loro congiunto. Mi sarebbe piaciuto che ci fossero qui anche Binasco, Valerio Binasco, che ha fatto un'interpretazione straordinaria, e la mia adorata Adriana Asti, alla quale ho potuto proporre quel ruolo di un'attrice che non se la sente più di recitare, proprio perché lei è molto attiva. Infatti debutta stasera a Milano col suo spettacolo Le Memorie di Adriana, e ugualmente Binasco in prova, e quindi non possono essere qui con noi perché avrebbero potuto rispondere per i loro personaggi. Poi ho scelto gli attori che mi piacevano, che vi devo dire, sembra piaggeria se faccio qui dei complimenti a destra e a sinistra, ma insomma trovo che sono stati molto bravi, molto credibili, soprattutto nel non giudicare i loro personaggi ma di mostrare tutte le sfumature. Io ti chiederei di fermarti qui, perché se posso andare avanti brevemente con un giro tra loro e poi vi lascio le domande, vado? Allora, Cristiana Mainardi, l'origine di questo film, ridatevi un microfono, grazie. È un soggetto, è una grande ricerca, è una appassionata ricostruzione di qualcosa che è accaduto, però va oltre perché in qualche modo nella sceneggiatura credo che tu abbia mischiato un po' tanti episodi che ne diventano poi uno che vale per tante storie. E tu vieni dal giornalismo, forse in quegli anni a cui si riferisce il primo episodio hai messo insieme appunto anche un po' di ricerche, di suggestioni, di memoria, che è quella che forse quelli un po' più grandi di altri che sono anche qui stamattina hanno vissuto. E allora ti chiederei appunto come è nato questo progetto, come ci hai lavorato. Sì, sicuramente io avevo in mente questo fatto degli anni 90 che portò poi a considerare le molestie nella famosa legge del 1996, ma in particolare sentivo che con l'ultima recente crisi economica stavano affermandosi soprattutto nel mondo lavorativo legate alla condizione femminile delle nuove o antiche fragilità. Che c'era qualche cosa, si sente male. Forse avete alzato un po', cioè Scandaletti è un esperto, quindi ci consiglia di abbassare un pochino. C'era, ecco meglio. Adesso va meglio. Grazie. C'era qualche cosa che in qualche modo assomigliava a un'emergenza. Io personalmente amo molto la quotidianità e quindi ho cercato proprio un segmento di racconto che si rifacesse a quelle abitudini, a quelle condizioni che in qualche modo si insinuano proprio nel nostro modo di essere, di autodefinirci e di relazionarci agli altri. E quindi il tema delle molestie si è immediatamente imposto, perché era evidente che a fonte di un fenomeno che l'Istat a 2 anni fa sanciva in 1,5 milioni di donne lavoratrici che le avevano subite, era un argomento assolutamente taciuto. Dico anche di più, che quando questa storia era solo un soggetto era evidente che questo argomento poteva suscitare o indifferenza nel migliore dei casi o addirittura fastidio, era quasi respingente. Io mi ricordo che dicevo, beh, forse può essere interessante affrontarlo culturalmente col cinema, e qualcuno mi rispondeva, forse se non l'hanno mai fatto fino ad ora, un motivo c'è, quindi abbiamo taciuto fino ad ora, possiamo andare avanti a tacerlo. Quindi il lavoro che io ho fatto è stato parallelamente di una ricerca oggettiva, obiettiva, diciamo, anche di quelle che sono le figure che lavorano in realtà moltissime associazioni, sindacati su questo tema, alcune addirittura da 50 anni, come la persona che mi ha raccontato l'episodio del collocatore del Frutteto, e dall'altro di cercare di incontrare donne, più facilmente storie, perché non è facile incontrare donne e ottenere la loro fiducia e il loro racconto, e cercare di loro di avere
soprattutto la sensazione, l'emozione, il dolore profondo provato a fronte di storie a volte molto, molto lunghe. E quindi poi con questi elementi ho ricostruito in realtà una storia che è chiaramente di fantasia, anche perché il desiderio mio era proprio quello di dare una chance, una speranza, un personaggio che scegliendo di ribellarsi potesse comunque arrivare a un esito, nonostante il dolore, la pena e la sofferenza, comunque positivo, e quindi cercare di dire che forse era un argomento che potevamo affrontare e qualche volta vincere, ben sapendo che una non sono 1,5 milioni di donne. Allora, Cristiana Capotondi. In 2 anni sto pensando che anche in 7 minuti era un film sul lavoro, e siccome mi piace che questo sia non solo un film sulle donne, su certi meccanismi, ma anche un film sul lavoro che non c'è e su tutto quello che ruota intorno alla difficoltà di averlo, parlaci di questo ruolo così forte. Buongiorno. Che questa storia si svolga all'interno del luogo di lavoro secondo me è molto interessante, perché anche rispetto a quello che poi è accaduto molto tempo dopo che si è generata l'idea di questo film, riporta un po' secondo me il tema alla necessità che abbiamo, cioè di fare pulizia all'interno del mondo del lavoro, perché questa ragazza anche quando si confronta con il suo compagno ha solo desiderio di lavorare e non ha intenzione di accettare dei compromessi per farlo, perché è arrivata per fare una sostituzione estiva, un piccolo chiaramente stipendio, vuole mantenere la sua famiglia, vuole da qualche parte mantenere per se stessa un'indipendenza, e questo credo che sia legittimo per una donna oggi, e credo che sia una delle battaglie che le donne affrontano quotidianamente, quelle dell'indipendenza, in un processo culturale di cambio anche di costume della donna. Ed è all'interno di questo mondo che poi si genera da qualche parte la storia coraggiosa, folle, determinata e vincente di questa giovane donna. Bene, invece passerei a Michela Cescon, a cui adesso passo anche il mio microfono, perché sei Tina e quindi in qualche modo hai anche un ruolo molto forte da un altro punto di vista, quindi non solo perché sappiamo che sei sempre schieratissima, impegnatissima, sei in tutte le battaglie anche forti che riguardano non solo le donne, ma perché penso che insomma in qualche modo se c'è qualcosa anche, non so, di costruzione se vogliamo semplice, perché questa è una storia semplice purtroppo, ed è proprio la semplicità di questa storia che diventa la forza del film, o no? Sì, assolutamente. È bello l'incontro tra l'avvocato e Nina, perché Nina di fondo trova negli occhi di un'altra donna l'aiuto per poi vincere. È una bella avvocatessa, è simpatica, ha voglia di creare un'unione anche emotiva con Nina, e molto diretta, molto chiara, abituata a vincere, che dice che sarà una battaglia di sangue, una guerra, e che semplicemente le dice: non ti preoccupare, ce la facciamo, perché dici la verità, perché c'hai ragione. E credo che nella solitudine, in quello che può succedere a una persona che ha avuto abusi, violenze, un incontro come quello con un'avvocatessa di quel tipo lì sia fondamentale. E ripeto, l'incontro con lo sguardo di un'altra donna che ha quello sguardo di quell'avvocatessa lì è potente, aiuta la ragazza. Puoi passare il microfono a Stefano, che nel film ha un ruolo molto delicato e anche inconsueto, perché proviamo a ambientarlo magari in una storia di oggi, oppure in una coppia dove lui potrebbe essere più rissoso, andare a fare delle scenate, invece diciamo che è un supporto forte ed è un compagno che sa darle forse anche con discrezione un appoggio, cioè in questo mondo maschile che non solo nella figura che interpreta Pinasco, ma in generale nelle figure del potere non è certo un mondo limpido.
e invece credo che tu abbia un bellissimo personaggio. Ve lo ricordate dai Piccoli Maestri, e poi nel frattempo Stefano ha anche a che fare con la musica, con il suono, quindi insomma, dai, una riscoperta, un rilancio. Salve a tutti. Una cosa, diciamo, un aspetto di Nina è anche la sua solitudine, perché si trova da sola a fare la sua battaglia, e anche in casa, cioè con colui che ha scelto di vivere la sua intimità, trova che le sue scelte non aderiscono totalmente. Quindi, nonostante il mio personaggio ha, voglio dire, un affetto estremo nei confronti di Nina, e per troppo affetto magari diventa fragile, perché comunque è difficile decifrare un giusto comportamento nei confronti di questa vicenda, nel momento in cui lui comunque contrasta le scelte anche di Nina, il suo coraggio, la sua battaglia diventa ancora più forte, ed è bello vederla, insomma, crescere nella sua guerra contro questo l'accadimento che gli arriva. Io mi stupisco sempre del fatto che nel 2018 non si sia mai raccontata questa storia, e che non sia ancora stato mai fatto un film che racconta questa vicenda. Sì, anche perché credo che non sia il problema di una vicenda, è proprio, se volete, la normalità della situazione. Non è un film che racconta la violenza carnale, ma è un film che racconta qualcosa di più sottile, e anche una forma di violazione proprio anche della propria dignità. Insomma, non è un film che racconta di una reazione esagerata, anche se tutto il contorno è molto interessante, il contorno dei sindacati, delle associazioni, tutto quello che accade intorno, no? Gli avvocati, però credo che sia proprio l'idea di un sopruso, di una violazione della propria intimità, e quindi del rapporto che questo poi ha sul lavoro, sulla quotidianità del lavoro. Detto questo, un ultimo giro, vuoi il microfono? No, adesso riarriva. Beh, abbiamo detto che anche l'uomo dei microfoni oggi è Stefano, quindi ci dà una mano anche qua. Samantha, vuoi intervenire tu? Ho visto che il microfono l'hai preso tu, perché poi voglio fare l'ultima. Lo stavi dando? Ma oramai ce l'hai in mano, quindi se devi dire qualcosa da cinema, ma anche da donna coinvolta in questo progetto, ne hai facoltà ora. Allora, dal punto di vista avvicina il microfono. Direi cinema, era molto facile aderire a questo progetto, no? Perché, insomma, una sceneggiatura molto bella, con un tema così forte, e poi Marco Tullio, Giordana, quindi il nostro maestro, lo possiamo dire. No, ma è vero, ma quindi non è che era molto semplice, era molto facile aderire a questo progetto, ovviamente. Il fatto che poi una storia così venisse raccontata da un uomo anche era molto interessante, e quindi, insomma, raccontata da un uomo che sa raccontare molto bene le donne, sì, e raccontata da un uomo che aveva, come dire, sul tavolo sicuramente una base di ricerca in cui la presenza e il contenuto femminile credo che sia molto forte, sì. E quindi non ci manca che chiudere questo giro forse con Leonello Cerri, anche perché da Leonello vorrei sapere quando è partito il progetto, perché i tempi credo che siano importanti, visto che l'urgenza è di oggi, ma questo è un progetto che è partito molto tempo fa. Sì, è partito più di 2 anni e mezzo fa circa, nel senso che quando Cristiana Mainardi ci ha proposto il soggetto, poi la sceneggiatura, abbiamo vissuto, diciamo, questo progetto molto da vicino e seguendo tutti i percorsi. Quando abbiamo proposto a Marco Tullio, l'abbiamo proposto perché era da tanto tempo che noi volevamo lavorare con Marco Tullio, e questo ci sembrava il progetto giusto per farlo dirigere a lui. Io credo che per noi
fatto di produrre cinema e il fatto di pensare a delle storie che sono delle storie d'autore, ma che sono soprattutto delle storie che hanno dei contenuti forti, sociali, culturali. E ci interessa questo modo di fare cinema, ci interessa un pubblico che vede un film, lo commenta, lo critica, lo apprezza, ma soprattutto è portato a riflettere rispetto a questo cinema. Io credo che sempre di più il futuro del cinema italiano debba essere implementato rispetto al cinema autoriale e al cinema che fa pensare, che fa discutere. E qui è il territorio che ci interessa, è un territorio che deve andare a coinvolgere anche le giovani generazioni, magari coinvolte di meno da questo punto di vista. E quindi chi meglio di un autore potesse rappresentare un territorio così? Questo secondo me non è soltanto appunto un film sulle donne, ma è un film sul potere. Credo che da questo punto di vista si sia rappresentato in una maniera fortissima e quindi è bello pensare al fatto che si va a lavorare e si fanno dei progetti dei quali devi andare orgoglioso, dei quali li sposi, li commenti, li apprezzi e che servono per rendere anche le persone che lo vedono un po' diverse, che tendi a frequentare questo tipo di situazione, magari uscendo anche, diciamo così, diverso e più preso da quelli che sono i nostri temi quotidiani. E questo credo che debba farci riflettere in senso generale rispetto a quello che è anche il cinema italiano, il cinema d'autore che noi stiamo proponendo. Ed è per questo che sono molto orgoglioso e felice di aver prodotto insieme a Rai Cinema questo film e devo ringraziare veramente tutta la mia squadra. Qua c'è anche Simona Benzaken che ha fatto la produzione esecutiva del film insieme a Cristiana Mainardi. Dal punto di vista dell'idea, informazione pratica, mentre credo che tu abbia già in prima fila una domanda di qua. Sì, poi lo so allora, da voi, ma c'è. Buongiorno, sarò velocissimo. Questo e Rai Cinema sono stati contenti di aver prodotto il film. Io e quindi siamo più che distribuirlo. Mi censurano. Perché sei senza filo? Porca. Abbiamo ripreso il filo. E quindi, insomma, dopo aver espresso l'orgoglio per distribuirlo, vi dico velocissimamente due cose. Usciremo in sala l'8 marzo, naturalmente non a caso, e usciremo, questo perché lo volete sapere, con circa 200 copie, e quindi per un film d'autore, un film interessante, direi necessario, è una scelta coraggiosa da parte di una distribuzione indipendente. E un elemento che forse caratterizza il tipo di promozione su questo film è che abbiamo voluto in qualche modo studiare una promozione cosiddetta itinerante, e cioè oggi e questa sera c'è l'anteprima nazionale del film, alla quale però seguiranno una serie di anteprime in giro per l'Italia e di incontri, e quindi toccheremo Rimini, Bologna, Perugia, la Sardegna, Palermo, Torino, Milano, Firenze, dove il cast avrà il piacere di incontrare e dibattere con il pubblico su questo tema così interessante e così attuale. E quindi grazie. Ora posso, se funziona, da Betty e Giuliani. Salve a tutti. Allora, due domande, una curiosità. Parla più vicino al microfono. Ecco, una curiosità sulla scena finale, che fa capire quanto la strada sia ancora lunga. Di chi è l'idea? Era già nella sceneggiatura? Ce l'hai messa tu, Giordana?
la scena dei giornalisti. Senti, insomma, perché lui c'è la messa, è un bel finale. C'è la messa Dino Risi. È un'idea un po' alla Dino Risi, di non finire trionfalisticamente con la vittoria di una, certo, che c'è, però poi bisogna ricominciare sempre da capo, ma quindi significa un po' quello. Secondo me dovreste aprire un bel dibattito nelle scuole, perché è da lì che si deve partire, cambiare un po' la mentalità delle ragazze e dei ragazzi, se no... Cioè, noi siamo adulti, se siamo... non arriva qualche genitore a corcarci, cioè... vabbè, uno si piglia anche quello, vale la pena secondo me. Poi la mia domanda per Cristiana, tu hai cominciato bambina, io ti seguo da quando hai cominciato, quindi eri proprio piccolo, ecco, in tutto questo arco di tempo nell'ambito tuo, se hai avuto questo tipo di divisione intorno a te, se ti è capitato, se ti ha aiutato anche a entrare in questo ruolo. No, ne parlavamo stamattina con Michela, io non mi sono mai scontrata con una realtà del genere, l'ho sentita raccontare anche in maniera emotivamente molto coinvolgente da altre persone, quindi non parlo per mia esperienza e non posso quindi in nessun modo essere forse un testimone attendibile. Però è molto attendibile chiaramente la ricerca Istat che è alla base di questa storia, quindi al di là che... Segnalo che è a pagina 5. A pagina 5. Sinceramente. Al di là del fatto che sia o non sia capitato, credo che per una donna sia interessante da qualche parte costruire un percorso culturale, come giustamente dicevi, a partire dalle scuole, ma io direi anche a partire dalle mamme che educano i bambini e le bambine che poi vanno all'asilo e poi... dopo nelle scuole, a che la cosa che mi preme di più e che mi avvicina di più a Nina è proprio a bonificare i luoghi di lavoro, perché i luoghi di lavoro devono essere il luogo della nostra realizzazione, devono essere scevri da frustrazioni, aggressioni, abusi psicologici, prima lo diceva Laura, l'abuso psicologico è qualcosa di sottile ma qualcosa di molto doloroso, perché proprio attiene alla sfera dei propri valori, cioè attiene alla persona che sei, e quindi adesso non so quale sarà il percorso pensato da distributori e produttori anche nel merito delle scuole, ma perché no? C'è un'altra domanda? Ecco, di là. Buongiorno, sono Antonio Ilaci di Accreditati. Io volevo esprimere la mia opinione, la mia soddisfazione, perché al di là degli aspetti del film sicuramente molto positivi, ho notato, forse non a caso, che tra i poteri forti che poi dalla sentenza sono stati colpiti, c'è anche la figura di una rappresentante della Chiesa. Ora, non per fare l'anticlericale a priori, perché non lo sono, però ho trovato che sia stato giusto introdurre questa figura, perché come ben sappiamo, anche per altre molestie, la Chiesa alcune volte è stata, oltre a essere coinvolta direttamente, anche ha taciuto su determinati fatti. Se quindi, posso interrompere, vogliamo far dire qualcosa a Marco Giulio Giordana su questo? Così la configuro con una domanda. Grazie. Ci sono due figure di religiosi. Una è il capo del personale di questa azienda sanitaria privata, grossi investimenti, grossi soldi. E sappiamo che la Chiesa ha le mani anche lì. Però c'è anche un altro sacerdote che forse ha un'idea della sua missione più antica, più vicino, e che da timido, da persona che si nasconde la testa sotto la sabbia, poi decide invece di fare il suo dovere. Quindi non è naturalmente un discorso contro la Chiesa, anche perché in questo momento, fra l'altro, la Chiesa sembra, col nuovo Papa, ribaltare completamente la tradizione di essere a fianco del potere la sua massima tutela. Ci sono i due aspetti, ovviamente. Mi fa piacere che l'ha notato comunque. Sono importanti soprattutto in Lombardia, dove la sanità e la Chiesa o organizzazioni molto vicine hanno spesso fatto non il bene, diciamo, direbbe Andreotti, non il bene. Ecco. C'è un'altra domanda qui, vero?
Sì, ciao, Catena Mosullo per l'ingegnere. Io farei la domanda alla Cristiana, soggettista sceneggiatrice. Perché? Certo. Perché mi pare che di cogliere che la grande forza, tra le altre, del film sia proprio nella assoluta credibilità delle storie e di come la racconta, e quindi di chi ha fatto il progetto esecutivo del film, che è lo sceneggiatore. Però proprio per questo un aspetto piccolo non mi torna troppo, cioè è pensabile che una registrazione piata di un atto, cioè non autorizzata, possa essere ammessa come prova in un tribunale? C'era già in scrittura questa cosa? Allora, in realtà quell'intercettazione è disposta dalla magistratura, infatti come poi vediamo nel processo quel video viene acquisito. Però proprio tre giorni fa ho assistito a un dibattito tra diverse figure professionali, tra cui alcuni avvocati che avevano visto il film e mi dicevano di un aggiornamento della normativa che io non conoscevo, che credo risalga a dicembre, dove anche le prove, le intercettazioni ambientali non disposte dalla magistratura oggi possono essere assunte come prova. E questo era un aspetto che veniva ritenuto molto importante a livello culturale, sociale, giuridico, perché è uno degli aspetti più difficoltosi proprio che riguarda il fatto che il 99,7% delle donne decidano di non denunciare, è proprio la difficoltà di essere credute, il fatto che la vittima dell'abuso venga investita da una serie di pregiudizi che ne minano la testimonianza e quindi non c'è mai modo di cercare neanche di tentare di dimostrare questa cosa. Quindi spero di aver risposto. Qui magari indossano il Mefisto e sembrano dei ladri, qui sono dei carabinieri. Naturalmente non è che vanno lì con la macchina, quei lampeggianti, quindi vanno lì e nessuno potrebbe entrare e fare delle intercettazioni se non su disposizione della magistratura. Ah, è un'ellisse. Io pensavo che ci saremmo arrivati. No, devo girare la scena del magistrato che ora che arriva una riunione dei carabinieri. Ho pensato che fosse chiaro che quelli lì sono dei carabinieroni. Era tutto andato avanti fino al punto dei carabinieri. E casomai non lo si capisse lì, con procedura scocchiana, chi sono questi che nella notte arrivano, lo capiamo al processo. Quindi sono dei. È il magistrato che l'ha disposto. Sì, ma prima dei discorsi fra loro c'erano loro, mettiamo la telecamera. Sì, però proprio no, lei dice mettiamo la telecamera e il suo fidanzato dice ma cosa dici? Solo il magistrato può disporre. Tu lì hai ricevuto una telefonata lì. Vabbè, usciamo da questo dibattito che mi pare risolto. Francesco Gallo. Salve, Ansa. Una domanda alle donne, cioè, è scontato che insomma gli uomini questa situazione sono i cattivi, insomma, e questo è scontato ed è vero. Però abbiamo appena detto che ce n'è anche una buona. Però c'è anche una buona. Ma io volevo sapere, siccome le donne sul tema moleste si sono anche un po' divise, cioè non tutte hanno la stessa visione di questi casi, eccetera. Volevo il parere di chi ha voglia di parlare su questa divisione donne rispetto ai molti casi di violenza emersi. Tutto qua. Guarda, non credo che ci siano però tante divisioni, sono una questione di forme e di sostanza, perché come vedi oggi stiamo parlando di molestie di un certo tipo, come dire, quelle che sono le quotidiane. Comunque rispondo da loro, chi comincia? Cristiana? Ma io non credo assolutamente a questa cosa della divisione, penso piuttosto che sta accadendo qualche cosa che è nuovissimo, che non è mai accaduto prima, che rompe un silenzio secolare e mi sembra non solo normale, ma sacrosanto che questa cosa non abbia una voce univoca, ma che sia il cuore di un dibattito, di un confronto, e aggiungo di più che questo dibattito non deve essere solo tra le donne,
ma che deve riguardare ovviamente anche gli uomini. E l'importante è parlarne, perché questo è un punto di partenza. Non sappiamo ancora bene dove andremo a parare tutti insieme, spero, ma è fondamentale salvare anche tutte le diversità affinché ci sia un dialogo aperto. Cristiana. Ma io penso che in questa fase storica si debbano ancora segnare i perimetri dell'abuso, della molestia, della violenza. Penso che stiamo assistendo a qualcosa che si sta compiendo e sta iniziando ora, quindi non credo di poter fare una riflessione su questa realtà che sia esaustiva. Da donna dico che sono, ma da persona ancor prima, sono contenta che si sia fatta luce su gli effetti collaterali del potere, mi piacerebbe chiamarli, e credo che sia determinante esprimere dei leader che siano politici, chiaramente ogni riferimento a quello che avverrà tra un paio di giorni è casuale, che siano direttori di grandi aziende, che siano primari di ospedale. È necessario esprimere dei leader, persone autentiche, che non portino le loro problematiche, le loro psicosi nel luogo di lavoro, perché il potere determina sicuramente dei diritti, ma anche un pacchetto molto più grande di doveri, e forse noi ci siamo dimenticati che alle carriere, ai luoghi appunto di esercizio del potere corrisponde un'altrettanta grande responsabilità. È questa la cosa, secondo me, attorno alla quale anche ragionare, e da qui poi a cascata verrà, e dovrebbe venire naturale, un senso deontologico di relazione anche con chi fa parte del mondo del lavoro. Michela. Aggiungo solo una cosa: secondo me quello che sta succedendo è importante, perché le donne hanno voglia invece di ritrovarsi insieme, di capire anche loro che proposte fare e come porsi di fronte a queste cose che succedono. Credo la cosa più importante è che comincia a venire fuori che non è regola di gioco, cioè che non dobbiamo dar per scontato che può succedere, succede in tanti casi, e che io devo pensare che nel percorso che faccio lavorativo, di autonomia, è una regola del gioco. Penso così, che una donna invece debba sentire fortemente dentro l'orgoglio di non essere il bocconcino di nessuno. Volevo chiudere questo giro, se Marco Tullio mi permette, citando una riga e mezza delle sue note di regia. Inutile nascondersi dietro un dito, ognuno, uomo o donna che sia, sa benissimo cosa sta succedendo, qual è il limite, la linea d'ombra. Chi la oltrepassa sa benissimo di violare un confine, e questo credo che sia veramente forse quello che può, non dico chiudere un dibattito, ma dare il senso non solo del film, ma di quello che sta accadendo, per una questione di consapevolezza. C'è un'altra domanda? Buongiorno, sono Roberto Savizza di Procolo, chiedo al maestro Giordana. Lei nei 100 passi ha affrontato in maniera straordinaria il tema dell'omertà mafiosa. In questo film c'è centrale anche l'omertà, ovviamente, delle donne e della paura, ma sono due forme di omertà, cioè ci sono oggi le condizioni affinché cada definitivamente l'omertà anche delle violenze, della paura, come forse sta succedendo per quella mafiosa. Grazie. Credo che la parola omertà sia intraducibile nelle altre lingue. L'omertà è una parola italiana. Allora, io credo che cadrà prima o poi, grazie alle testimonianze degli audaci e delle audaci, ma anche in questa lotta secondo me gli uomini hanno una funzione, non possono chiamarsi fuori, le donne li devono coinvolgere per forza, perché è un ribaltamento culturale che deve toccare tutti. Prima o poi cadrà, bisogna cominciare a dirla, a dare delle spallate. I primi che danno le spallate si fanno male, come si è visto anche qua, però io ho fiducia che le cose possano cambiare.
se no non farei il cinema. Grazie. C'è un'altra domanda? No, ascolta, allora, la donna, ho sentito una frase, ma la donna ha sempre ragione, allora. No, la donna ha sempre torto. Diciamoci. Io la vedo così, che, e mi sembra che il film lo spieghi bene, la molestia, abuso, manina, piedino, ginocchietto, non fa parte della deliziosa guerra fra i sessi. E chi dice così la butta un po' in cacciara, perché invece è un problema di potere che io ho, tu non hai, e quindi fai quello che ti dico io. E questo riguarda uomo con donna, uomo con uomo, donna con donna, donna con uomo, prete con bambino, eccetera, 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 eccetera. È un potere, qualcuno che è in grado di esercitare una soggezione, e un altro che non è che non può dire di no, può dire di no, ma quel no gli costa molto caro. Così, secondo me, si capiscono meglio le cose, si capisce che non è una cosa che riguarda solo le donne, che non le donne. Poi ci saranno anche le eccezioni in cui ci sono le furbone, per carità, ci sono dappertutto, ma nella buona sostanza le donne che hanno subito questo tipo di violenza, perché io così la chiamo, anche se non c'è stato lo stupro, è una violenza molto forte, io ne ho sentite raccontare tante, e sono un numero così forte da pensare che sia un'abitudine molto radicata. E quindi non hanno sempre ragione, ma in questo caso hanno ragione. Io credo che questo sia uno snodo sul quale... No, poi scusatemi, non mi chiami più maestro. Perché Monicelli, quando lo chiamava maestro, diceva, ma maestro di che? Il maestro ce n'era uno solo, Federico Fellini. Anzi, maestro Faro. Poi bisogna aver compiuto 100 anni per essere. Allora sei ancora. No, io sono sulla strada. A metà. No, io volevo fare intervenire su questo Lella Paladino. Quindi dire, l'ho citata prima, perché insomma, da presidente dell'associazione che raccoglie molte testimonianze, ma soprattutto è molto attiva nella prevenzione, nel supporto. Beh, insomma, ascoltate queste cose, forse un intervento su questo ci sta. Sì, innanzitutto un grande, grande grazie sia al cast, alla produzione, alla casa di distribuzione per il coinvolgimento, perché prima non è stato detto, ma i centri della Rete Dire parteciperanno al dibattito e proveranno a promuovere dibattiti ad animarli. Rispetto alle cose che ho sentito, penso che come Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza noi siamo presenti in 18 regioni e lavoriamo da 30 anni su questo tema di donne che ci hanno raccontato la molestia sui luoghi di lavoro, oltre che quella in famiglia, ne abbiamo incontrate migliaia e migliaia, e questo film rende ragione di un'esperienza, ma soprattutto penso che queste operazioni culturali possono essere finalmente compagne di strada, perché il nostro obiettivo principale è una trasformazione radicale di una cultura che vede ancora in me il patriarcato non morto, non sconfitto. Sicuramente condivido, è una questione di potere, ma il potere è ancora prevalentemente nelle mani degli uomini e dei maschi. Io ho apprezzato molto la sceneggiatura, ho apprezzato il finale, lo abbiamo apprezzato tutte. Un finale che è positivo, perché alle donne dobbiamo dire che chi denuncia non muore, e in questi giorni purtroppo ne abbiamo sentite ancora una volta tante di storie di donne che non ce la fanno nonostante hanno chiesto aiuto. Messaggi positivi come quello di questo film, che fanno trovare la forza a tante donne, sono per noi fondamentali, per cui credo che la cosa che dobbiamo rimarcare è l'intelligenza di una sceneggiatura, della scelta di un soggetto che veramente di 3 anni fa, di 2 anni fa, quindi non è stata condizionata dagli ultimi mesi, dalla visibilità, però riprende un po' tutti i temi. E una cosa che mi ha colpito, che non è stata sottolineata, per cui ne approfitto, è l'anziana attrice che dice una volta si chiamavano complimenti. Questo è fondamentale, nel
sembrata una, anche riprendendo un po' la domanda del giornalista dell'ANSA che parlava della divisione, sì, della divisione tra le donne. C'è stato sì qualcuna, anche una grande attrice che ha sottolineato il diritto degli uomini di molestare. Io penso che le parole del regista, non lo chiamo maestro, non mi permetto, che dice che ognuno conosce il limite, sono fondamentali. Non ci prendiamo in giro, un conto è una relazione sana, ludica tra sessi, un conto è le donne devono imparare a dire no, devono imparare, come diceva anche prima la bravissima protagonista, devono imparare a prendersi con determinazione l'autonomia e l'indipendenza senza doversi adeguare, come diceva l'avvocata, che secondo me è una figura, veramente una delle avvocate di dire, come se ci sia, le avvocate si sono allora, specchiate, non credo che ci siano, trasmettono energia. Grazie e perdonatemi per. Allora sì, vuole chiudere Francesca Pierleone. Io sulla grande attrice che ha difeso il diritto di molestare, però direi, forse sfumandola un po', mi sembrava che fosse più il diritto non di molestare ma di fare avance, che era un pochino diverso, però insomma ha creato certamente in quel momento una contrapposizione, non fosse altro mediatica, molto forte, ma insomma non lo voglio dire in difesa, però insomma il polverone che si è alzato su tante cose forse ne ha messe in ombra altre, che sono quelle quotidiane, che secondo me sono quelle più forti e sulle quali proprio voi siete schierati in prima battuta. Aiutiamo le persone più deboli, forse. Buongiorno, Francesca Pierleoni. Scusate, volevo chiedere a Cristiana Capotondi, a un certo punto il tuo personaggio dice, qua ci danno torto, oggi c'è internet, però tu recentemente hai preso posizione contro i processi mediatici in questo caso, che però sono legati al fatto appunto che è difficile provare le molestie. Allora ti volevo chiedere un chiarimento su questa posizione qua. Grazie. Allora, intanto grazie per la domanda, perché secondo me è un punto molto interessante questo nel film. L'avvocato Laura Marinoni, alla quale Marco Tullio Giordana ha dato delle indicazioni registiche, io e la Cescon volevamo sparire in quel momento, ha chiesto delle cose impossibili, la Marinoni le ha fatte tutte. Io e la Cescon, se avessimo avuto le stesse indicazioni, io sarei andata a Kuala Lumpur a vivere, non so dove. Comunque Laura Marinoni, quindi l'avvocato di Marco Maria Torri, Valerio Binasco, incontra nel corridoio, mentre stiamo andando ad ascoltare la sentenza della Cassazione, l'avvocato Tina Della Rovere, Michela Cescon, e le dice: sei stata molto brava, soprattutto a muovere l'opinione pubblica, a muovere i mass media. Ora, questo da qualche parte è un elemento di denuncia in questo film, di come l'opinione pubblica, i mass media, di come tutto ciò che è esterno al Palazzo di Giustizia muova delle scelte e delle decisioni. Dal punto di vista estremamente personale, che se vuoi come dire ti condivido con te, ma non c'entra il film, io temo che questo sia un rischio che corriamo e che le parole che ha detto Laura in riferimento a Catherine Deneuve siano un po' forse il punto anche del mio pensiero. Cioè dobbiamo concentrarci, ma lo dico anche per la stampa, sulle cose veramente concrete che fanno bene a questo processo culturale, che è bene che venga anche incentivato e alimentato dal mondo dell'arte, perché di fatto sarà un'opera d'arte arrivato a compimento, perché vedrà uomini e donne insieme. Però dobbiamo, secondo me, stare un filo fuori da questa modalità di ricerca del mostro, del capro espiatorio. Io ho firmato la lettera di dissenso comune per questo passaggio in particolare, perché la soddisfazione voyeurista di trovare un mostro, un capro espiatorio, e per le vittime e per i carnefici, molto spesso si risolve in un nulla di fatto. E ci sono donne, non ultimo Latina di Cisterna, ma tantissime altre, che quotidianamente all'interno del nucleo familiare, all'interno del mondo del lavoro, così come uomini, Marco Tullio diceva, non ha genere la battaglia che si deve affrontare, ed è per questo che ci deve vedere uniti. L'abuso, la violenza psicologica e sessuale non ha genere.
Io starei su questo, sul resto io sono abbastanza, come dire, dubbiosa sul, poi sul come se da qualche parte dubitassi dell'effetto positivo che questi processi mediatici poi possano avere sulla vita delle persone, sulla vita vera, quotidiana, costante delle persone, ed è quello che dobbiamo andare a conquistare, una maggiore libertà, una maggiore complicità con l'altro sesso e una maggiore possibilità di realizzazione all'interno del luogo del lavoro. Allora, grazie Cristiana, credo che abbiamo finito. Volevo invitarvi, anche se insomma un po' superfluo farlo, però a leggere la lista anche oltre gli attori che avete visto, dei contributi tecnici che sono veramente anche molto interessanti, e non solo perché ci sono contributi inconsueti per l'Italia. Gregorini e Marianelli sono due premi Oscar, tra l'altro Marianelli per le musiche, veramente in Italia lavora molto poco, quindi è una grande curiosità, ma Francesca Sartori è un'abitué dei tuoi film, perché ha già fatto altre cose che ricordo, e poi insomma tantissimi altri, adesso se ne cito altri tre e poi me ne dimentico altri sette, però leggeteli tutti, perché dal montaggio anche alla scenografia, Carpinetta, la devo citare, va bene, Vincenzo Carpinetta, va bene, lo farò. Comunque un grande lavoro anche tecnico che mi sembra importante. Grazie a tutti. Grazie.